Vittorino Facciolla, consigliere regionale del Molise per il PD, pronto con due liste ad assaltare la segreteria regionale del Partito Democratico. Con che spirito parte? Ma con di grande emozione da una parte, devo dire, anche di grandissima soddisfazione, perché l'appoggio di due liste fatte di giovani, circa il 50% delle liste sono di under 40 anni. Fatta di tantissimi amministratori, di 8 sindaci, di un presidente di provincia, di tantissimi militanti, di 16 segretari di circoli, è un'iniezione di fiducia mai vista e anche una bella dimostrazione che il partito è vivo, al di là di ogni valutazione sugli schieramenti. Qualcuno sui social ieri le ha fatto notare che però il consigliere Facciolla appoggia la mozione Zingaretti al pari del consigliere Durante, però lei ha risposto che c'è pluralismo. Non potrebbe essere diversamente, con 120 candidati è chiaro che non posso chiedere di avere comportamenti unanimi. Il Partito Democratico a livello regionale deve fare un suo congresso svincolato dalle logiche nazionali. Noi appoggiamo convintamente Zingaretti, appoggio il movimento Zingaretti. Penso che Zingaretti avrà il miglior risultato del territorio regionale su San Martino in Pensilis, quindi Piazza Grande sarà Piazza Umberto I, che è la piazza di San Martino in Pensilis, questo senza dubbi, ma questo non vuol dire che io non possa accettare, accogliere di buon grado tantissimi ragazzi che decidono di votare Martina o, come è accaduto, Giachetti nelle mie liste. Il Partito Democratico è un partito plurale, aperto, anche a livello regionale, e una disputa interna non... di certo non deve in qualche modo far scemare le ragioni dell'unità, le ragioni della proposta politica che invece in qualche modo albergano in tutti noi. Qualcuno ha detto che ha pescato sia nell'estrema sinistra sia in qualche voto di destra. Lei come risponde? Di destra non ne vedo. Estrema sinistra qualcuno a sinistra c'è, ma noi rappresentiamo la storia del Partito Democratico. Io sono stato solo nel Partito Democratico, tantissimi militanti e tantissimi candidati hanno in qualche modo attraversato la storia, quasi storicizzando il loro percorso dentro il Partito Democratico. La presenza di tantissimi segretari di circolo attesta il radicamento fortissimo delle mie liste nel Partito Democratico. Se gli altri hanno altre storie, insomma, non è colpa mia. Insomma. Ognuno in qualche modo concorrerà a far diventare ancora più interessante il congresso, ma il giorno dopo insieme a costruire un PD più forte di quanto lo è oggi sui territori. Gli auguri del presidente Toma, come l'ha interpretato? Ma il presidente Toma si diverte a, in qualche modo, a fare il burlone. Il presidente Toma ieri in risposta ad un mio intervento nel quale riferivo che sul regionalismo differenziato ove diventassi segretario regionale non lesinerò alcuna energia nel difendere la regione Molise, al di là delle scelte che farà il Partito Democratico Nazionale, che mi auguro siano contro ogni forma di decentramento del potere in favore delle regioni per trasferire loro le risorse, ha semplicemente riferito che se io sarò in qualche modo combattivo e combattente per il Molise, lui sarà a mio fianco. Questo è quello che è accaduto, nulla di più, ma va bene, siamo nell'ambito di una dialettica politica che a volte assume anche delle forme di ilarità, di minimo divertimento. Grazie.